Io e il mio socio abbiamo un'ora per finire 5 kg di pizza carica di 5 tipi diversi di carne. Il premio? $250. In 400 lo hanno rincorso senza riuscire ad acciuffarlo. Se voglio farcela, devo farmi venire un super appetito. E allo scopo mi do all'hip hop nella versione di Atlanta. Il crank. 5, 6, 7, 8. Bravissimo. Ora ci siamo. Uno, due, tre. Carnivori! La resa dei conti si avvicina. Tu ci hai provato? Sì, ma ho fallito. Ho visto due tipi a cui erano rimaste solo due fette. Avevano 13 anni. Voi siete adulti e potete farcela. Il Big Pie in the Sky è un locale frequentato da studenti a caccia di mega porzioni di pizza dalla crosta sottile in stile newyorkese. Da quella al formaggio alla bicca una è tutto enorme. Sembra un'opera di Andy Warhol. Altrove la pizza più grande è larga 40 centimetri. Qui è la porzione più piccola. Ci vuole un termine di paragone per capire la pizza da 75 centimetri. Qui potete vedere una fetta di pizza gigante e un bel bambino. Ogni fetta è grande quanto un bel bambino e io devo riuscire a mangiare almeno 4 fette. I titolari di Orktendik e Chris Day servono queste super fette dal 2007. Subito dopo hanno inventato la sfida della pizza carnivora. Parlami di questa sfida leggendaria. Beh, che devo dirti? Non c'è mai riuscito nessuno finora. Non mi spaventi. Va bene. Non è facile realizzare questa super pizza. È tutto più complicato quando hai a che fare con un gigante. Questa sfida mi mette di buon umore. Il pizzaiolo Louis Fogut mi spiega come si prepara l'impasto. Lo passi da un braccio all'altro ruotandolo. Sembra kung fu. Già. Lo giro finché non sento il momento giusto. Fatto. Tocca al pomodoro fresco. È bella e vagamente ipnotica, soprattutto la spirale. Pare che dica, mangiami. Una spolverata di pecorino romano, basilico, origano. Fantastica. E 3 manciate doppie di mozzarella di qualità. Ora la pizza di 2,7 kg è pronta per 2,2 kg di carne. Salame piccante, salsiccia, manzo, un gigante di carne. Bello. Pancetta e prosciutto. Ora il mio sfidante è pronto per la bilancia. All'angolo 5 kg paderosi di pizza cruda! Da Kennesaw, Georgia, in quest'angolo lo sfidante, la pizza carnivora! La pizza va in forno. Ne approfitto per conoscere il mio compagno di avventura. Lui è il mio compare, Drew Middlebrooks. Ha affrontato il gigante ed è sopravvissuto. Fin dove sei arrivato? Ho mangiato 3 fette. Stavo mangiando la quarta quando il mio partner si è arreso. Ascolta, lui ti ha mollato, ma io queste cose non le faccio. Scendo dall'elicottero e torno indietro a prenderti. Ti porto sulle spalle in mezzo a un campo minato di salame. Ce la facciamo? Ma certo. Vinciamo noi! Signore e signori, un po' di silenzio. Questa è la pizza carnivora gigante. Ha sconfitto 400 sfidanti. Il match dura un'ora. Il cronometro scatta al primo boccone. Buon appetito. Mettiamo le nostre 4 fette una sopra l'altra e facciamo una lasagna di pizza. Al lavoro. Il nostro primo boccone! Il primo boccone è molto saporito. Il basilico del sugo, le spezie del salame, il latte della mozzarella. Sono sicuro che io e Drew possiamo sconfiggere questo colosso. Pi! Alla grande! Pi! Pi! Alla grande!
Qui si fa la storia! Tra poco, la pizza gigante picchia duro. Sono ebro di pizza. Non ne posso più. Sono al Big Pie in the Sky, vicino ad Atlanta. Io e il mio compare Drew abbiamo sfidato una pizza di 5 kg, soprannominata il gigante carnivoro. Vogliamo essere la prima coppia a vincere la sfida e a intascare $250 sonanti. O la va o la spacca. Sì, hai proprio ragione. Ce la faranno? Dacci sotto, Drew! Coraggio! Accidenti! Siamo al 15° minuto! Al 15° minuto mi rimangono solo 4 strati di crosta e qualche avanzo di pomodoro, formaggio e carne. Ma prima che possa chiudere il conto, mi scappa l'imprevisto. Si può andare a fare pipì? Sì, si può. E io devo. Ma non devi vomitare. Silenzio, dobbiamo sentire. Pronti? Tutto regolare. Lecito, lecito, lecito. Sono stato onesto. Aiuterò Drew. Io ho quasi finito. Ma il piatto del mio socio Drew è ancora troppo pieno. Drew, non fare il bambino. Dacci sotto, forza! Terribile. Non mangiate mai 2,5 kg di pizza. Datemi retta, ragazzi. Siamo al 28° minuto. È una sfida davvero avvincente. Adam sta andando alla grande e Drew cerca di star lì dietro. Se la cavano bene. Attenzione! Siamo alla mezz'ora! Dai, Drew, che ce la fai? È in difficoltà. Già. È stanco. Avanti, ragazzi. Forza, Drew! Avanti! Concentrati! Su! Non dobbiamo vergognarci. Sto quasi per finire la mia metà della pizza gigante. Ma Drew è impallidito. Sudo come una fontana. Sono ebro di pizza. Non ne posso più. Hai ragione. Sono pieno. Mi serve un po' d'aria. Drew è riuscito e gli molla un po' di salsa sulla pizza. Levati, levati. Ferma, Adam, ferma. Mi dicono che Drew non ha trattenuto la pizza. Al 44° minuto la sfida è finita. Guai a chi sfotte il mio amico. Ce l'ha messa tutta. Un applauso al mio socio Drew.